Fiori, lavoro per Total Italia SPA, azienda che è stata creata in seno a diversi passaggi societari dal 1 gennaio di quest'anno, quindi dal 2018. Sono il responsabile commerciale Italia per il settore automotive e quindi tutta la parte commerciale legata alla vendita dei lubrificanti e benzine da competizione per il mondo delle quattro ruote, delle due ruote e del veicolo pesante. Lavoro ormai in Total da circa 17 anni, dopo diversi passaggi nelle funzioni del gruppo, appunto mi occupo, sono responsabile della parte commerciale del mondo lubrificanti. Coordino una squadra di 9 persone sul territorio e ormai collaboriamo con Assoricambi da quasi un decennio. Il rapporto con i soci, con ogni singolo socio è sicuramente profittevole, poi come in tutti i rapporti ci sono delle zone d'ombra piuttosto che delle situazioni da decifrare e da risolvere, ma ho trovato sempre la massima apertura sia personale che professionale ed ecco perché poi considero al di là di ogni singola azienda il consorzio come una grande famiglia, una grande realtà sul territorio italiano nel settore dell'aftermarket. Oggi rappresentiamo una quota di mercato di circa il 15%, quindi siamo tra gli operatori diciamo di una taglia più grande che operano nel mercato Italia. Come posizionamento ci posizioniamo nella fascia medio-alta di mercato, perché? Perché abbiamo una gamma completa con tutte le omologazioni dei costruttori che rispondono a tutti i requisiti per il mondo degli autoveicoli, sia leggeri che pesanti. Riusciamo anche con diciamo, l'ampiezza di gamma e il supporto dei nostri commerciali, il supporto dei tecnici ad essere molto puntuali nelle esigenze che si presentano per i nostri clienti. Allora, devo dire che stiamo attraversando una fase di passaggio, probabilmente, c'è cioè una evoluzione o se vogliamo una rivoluzione nel mondo dell'aftermarket, soprattutto nella distribuzione, si stanno affacciando anche operatori esteri. Questo per cercare ecco, di accorciare la catena distributiva e la filiera della distribuzione nel mercato dei ricambi o comunque nel mercato dell'aftermarket. Devo dire che per il futuro ci immaginiamo che possano operare operatori di dimensioni sempre più importante ed ecco perché da anni comunque abbiamo cercato di collaborare con Assoricambi perché per noi non sono delle singole aziende ma fanno parte di un gruppo e rappresentano diciamo, quello che può essere la taglia del futuro degli operatori che operano in questo mercato. Collaborativo, costruttivo e formativo. Tutti gli incontri che abbiamo sia con i soci che con il direttivo di Assoricambi hanno l'obiettivo di migliorarci. Hanno l'obiettivo anche di studiare insieme delle iniziative, delle politiche volte a coprire quelle fasce o quei bisogni che ad oggi non copriamo. Devo dire che è formativo perché effettivamente attraverso il consorzio prendiamo conoscenza di tante realtà di mercato che altrimenti potremmo perderci per strada.